Acevenaro qui presenti e a quanti sono in collegamento via internet con la Cappella della Madonna della Guardia a Suvero. Iniziamo le letture della festa del grano con il canto Frutto della nostra terra. Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo, pane della nostra vita, cibo vero dell'umanità. Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi con i tuoi, oggi vieni in questo pane, cibo vero dell'umanità. E sarà pane, e sarò vino, nella mia vita, nelle tue mani, ti accoglierò dentro di me, farò di me un'offerta viva, un sacrificio gradito a te, un sacrificio gradito a te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli e sorelle, un cordiale saluto a tutti, benvenuti nel canale di Campanaro della Spezia. Iniziamo allora tutti insieme queste letture per una grande festa del nostro paese. Oggi il nostro paese festeggia la festa del grano, una festa millenaria, che con questa festa proprio si ricorda l'antico grano bianco delle valli di Suvero. Allora iniziamo tutti insieme questo momento di preghiera. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dal libro del profeta Gioele. Non temere terra, ma rallegrati e gioisci, poiché cose grandi ha fatto il Signore. Non temete animali selvatici, perché i pascoli della steppa hanno germogliato, perché gli alberi producono i frutti, la vite e il fico danno le loro ricchezze. Voi figli di Sion, rallegratevi, gioite nel Signore vostro Dio, perché vi dà la pioggia in giusta misura. Per voi fa scendere l'acqua e la pioggia d'autunno e di primavera, come in passato. Le aie si riempiono di grano, i tini traboccheranno di vino nuovo e di olio. Mangerete in abbondanza e sazietà, e loderete il nome del Signore vostro Dio, che in mezzo a voi ha fatto meraviglie. Ma più vergogna per il popolo, allora voi riconoscerete che io sono in mezzo a Israele, e che io sono il Signore vostro Dio, e non ce ne sono altri, ma è più vergogna per il mio popolo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Insieme. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Si diceva tra le genti: il Signore ha fatto grandi cose per loro, grandi cose ha fatto il Signore per noi. Eravamo pieni di gioia. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Se nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia portando i suoi covoni. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere. Sicché chi pianta né chi irriga qualche cosa, ma solo Dio che fa crescere. Chi pianta e chi irriga sono una medesima cosa. Ciascuno riceverà la propria ricompensa, secondo il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio.
e voi siete campo di Dio, edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un saggio architetto, io ho posto il fondamento. Un altro poi vi costruisce sopra, ma ciascuno stia attento a come costruisce. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Dal Vangelo di Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse alla folla: fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così, disse. Demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi, e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Lode a te, o Cristo. Auguro a tutti una buona festa del grano, a noi qua presenti, a quelli che ci stanno ascoltando via internet o in altri canali. Buona festa del grano! Allora, con questa festa vogliamo salutare tutti, tutti i paesani, la signora Carla, la signora Carmela, tutti i giovani che oggi hanno proprio iniziato la molatura del grano. Abbiamo macinato il grano, dividendo il grano dalla paglia. Insomma, è stata una giornata molto molto bella. Sul canale della Cappella poi farò qualche video riguardante la festa del grano. Ma adesso, come prima cosa, giustamente ho voluto mettere le letture sul canale di Campanaro Lettore della Spezia. Ricordo, tra un'ora, alle ore 18, le letture di Santa Brigida. Ricordo ancora il 25 luglio alle ore 18 le letture di San Giacomo, e il 26 luglio alle ore 18 le letture dei Santi Anna e Gioacchino. Bene, allora grazie a tutti per la vostra partecipazione. Ora terminiamo con il canto. Terminiamo con il canto Nome Dolcissimo. E ancora buona festa a tutti. Nome dolcissimo, nome d'amore, tu sei rifugio al peccatore, tra i cori angelici e l'armonia. Ave Maria, Ave Maria. Insieme. Fra i cori angelici e l'armonia. Ave Maria, Ave Maria. E buona festa a tutti!